lei è un colluso con la mafia prescritto. Se l'è cavata con la prescrizione fino all'80, senatore. Ma è vero che lei è un colluso con la mafia? È prescritto anche? Sì. Io sono una giovane cittadina, lo volevo sapere, perché io ho letto la sentenza. C'è scritto che il reato è stato commesso, ma prescritto. Volevo sapere se lei aveva qualcosa da dire. No, io l'ho letta, il reato è stato commesso, ma prescritto. E io mi chiedo come mai un senatore ancora prescritto e colluso con la mafia è ancora presente in Senato? Come mai? Perché non si dimette? Se lei volesse provocatrice, no, io non sono una provocatrice, io sono una libera cittadina, lo so che lei è vaccinata. Io come lei da più tempo. Lo so, me lo immagino, infatti io volevo avere una risposta da lei. Io non sono... Ma perché allora scrivono l'esatto contrario se è una calunnia? Io non solo, ma io ho fatto una legge andando al di là di quello che forse era giusto, cioè bloccando la scarcerazione di un gruppo di mafiosi attraverso un decreto legge, cosa che giuridicamente era anche... Questa è l'unica cosa che ho fatto, ma troppo c'è una tempo, sentenza. Molta gente non si convince. Ma c'è una sentenza, lo so, non sarebbe ora di dimettersi. Ognuno di noi ha anche i propri tempi, basta. Liberiamo il Senato dai. Per natura, per fortuna ho un carattere molto calmo. Ma lo sono anch'io di solito, è che ci sono alcune cose che mi indignano. Io non vado mai a provocare nessuno. Ci sono alcune cose che non indignano solo me, l'indignano l'Italia intera. Mi dispiace, però io a me verrebbe di dire viva Falcone, viva Borsellino, ma abbasso la mafia. Io ho fatto il decreto legge per bloccare la scarcerazione di un gruppo di mafiosi per decorrenza di termine. Questo è contro, direi, vabbè, è meritevole, però secondo me e secondo tanti giovani dovrebbe dimettersi, perché è ora di finirlo. Lo so, non ha senso, ci sono i processi, ci le sono le condanne, c'è la prescrizione, perché si diventa senatore, Senatore, ma perché mente sempre? È una vita che racconta menzogne, è una vita che mente, senatore. Io ho rispetto per la sua età, ma lei ha mio rispetto per la verità. Reato commesso, ma prescritto. Reato commesso, ma non è vero, guarda. È vero. La verità le fa male, senatore. È vero, senatore. È scritto in una sentenza. Reato commesso fino all'80. È vero, senatore. Lei usurpa un ruolo. Via i collusi con la mafia dalle istituzioni. È vero. È vero. Ma scusa, mi aiuti a esercitare la mia libertà di espressione? Dica ai poliziotti di smetterla. Lei vuole fare il provocatore. Lei o no, dico la verità giudiziaria di questo paese. Sentenza emessa. Non è più reato, dall'80, no, è prescritto. Lui dall'80 se l'ha fatto, l'ha fatto prima. E moralmente quindi va assolto. La sentenza dice così. Non è vero. Allora, perché non facciamo un confronto alla pari? Su questo. Facciamo un confronto alla pari. Che vuol dire confronto alla pari? Con le carte, carte in mano. Le carte possono dire anche delle cose diverse da quelle che sono state. Cosa ne sappiamo noi? Quello è quello che dice la sentenza. È prescritta, il reato è prescritto. Ma non è vero, reato commesso ma prescritto, reato commesso ma prescritto. Vabbè, che allora l'avrà commesso, però dall'80 in avanti basta. Senatore, reato commesso ma prescritto, reato commesso ma prescritto. Mi spieghi perché non è vero? Perché non è vero? Ma è scritto una sentenza! Ma sentito commesso? Commesso vuol dire commesso? Ma non è vero? Ma perché hanno messo commesso? Tutta! Non è vero? Sì! Allora mi dica quanto è lunga? Eh?
Sono un sacco di migliaia di pagine. Migliaia di pagine. No, che un migliaio? Sono 5 pagine. Cosa vuol dire questo senatore? Vuol dire senatore, ma cosa vuol dire? Ma chi prende in giro così? Commesso vuol dire commesso, senatore. Commesso vuol dire commesso. Senta, se lei mi vuole provocare, non ci riesce. Perché... Ma lei è un colluso con la mafia, prescritto. Se l'è cavata con la prescrizione fino all'80, senatore. Senatore, reato commesso, senatore. In fuga dalla verità, senatore. Un senatore a vita riconosciuto colpevole di mafia fino all'80, sempre in fuga dalla verità, a ingannare i polli. Senatore a vita, uno che ha commesso il reato di associazione a delinquere fino all'80 e se l'è cavata con la prescrizione. Verità giudiziaria. E i polli abboccano sempre. Vabbè, va. Allora, sono morti anche poliziotti per mafia, stiamo ricordando anche i caduti della polizia. La memoria vi rende liberi, eh? La verità e la memoria vi rende persone liberi, non il servilismo, non l'esecuzione perenne di ordini. La verità e la memoria rende gli uomini liberi.